Ciao a tutti, amici miei, amici di YouTube. Tutto bene? Spero di sì, va. Perché qui, insomma, adesso siamo con un clima un po' più decente, più fresco, e a quanto pare dovrebbe durare un po' di giorni, almeno si spera. Dunque, mini video, mentre sono fuori per lavoro, ovviamente. Allora, faccio un breve video prima di tutto perché voglio salutare un po' di gente. Volevo salutare, iniziamo da Mauri, che vedo che sta praticamente ultimando il trasloco e spero che si sistemi prima che può, in maniera da poter riprendere appunto i video che faceva. Poi Gennaro Gelmini, che mi ha sponsorizzato, poi ho visto che ha fatto un bellissimo video su Pavia, bellissima città. Io disto una trentina di chilometri da Pavia e purtroppo il tempo è quello che è. Io ho solo tempo nei momenti che poi o c'è brutto tempo oppure è troppo scuro la sera. Di giorno non ho mai tempo di andare a Pavia e ci andrebbe che prendessi anch'io un giorno andare a Pavia a fare un bel filmato. Adesso prossimamente spero, se non prossimamente magari a settembre, quando ci sarà il clima anche più buono, che non farà troppo caldo, perché Pavia è una città abbastanza calda, sempre più caldo che qui a Pavia. E allora vedrò di fare un video anch'io. Allora, poi saluto il signor Cavaradossi, che mi segue sempre, saluto Bunkerino, che è tornato a fare un po' di video. Poi saluto Alessandro Natalini, che seguo sempre, un abbraccio, molto bravo. Ha fatto un secondo canale, seguitelo perché è il canale del mistero, quindi se non siete iscritti andate nella pagina di Alessandro Natalini e iscrivetevi al nuovo canale. Poi il Pischerazzo, che fa video a rotta di collo, fa tantissimi video, e però la gente, gente, amici, andiamo a seguirlo un po' tutti, Pischerazzo, perché lui fa tanti video di ogni genere e diamine, tutti noi amici, io vado sempre, ma tanti non ci vanno, prendetevi 10 minuti e fate un salto dal Pischerazzo, perché non per tanto per fare, ma fa anche dei video che io, a me piace un po', soprattutto poi quando fa dei video di riparazione, molto interessante. Poi ti devo salutare Gabri, saluto, che mi segue sempre, anche lui ha un bel canale, fa dei video molto belli, andateveli a vedere, guardate nei commenti del mio canale. Gabri, lui è uno che ha un canale di video molto belli, andate nel suo canale, se non vi siete iscritti iscrivetevi perché è molto bello, interessante. E poi dunque non vorrei che mi sfuggisse qualcuno, perché ci sono tanti che mi seguono. Ultimamente il mio canale è cresciuto, sono arrivato quasi a 80, cosa che io sinceramente non pensavo. Io pensavo di arrivare nel giro di fine anno, arrivare sui 100. Sono già 80 e già mi sembrano tanta gente, perché veramente sono felicissimo di avere tanta gente così che mi segue. Poi chi devo salutare? Saluto tutti gli altri. Scusatemi se
adesso non vi ho nominato, però saluto tutti quelli che vengono nei miei video, che mi sostengono, che apprezzano ciò che faccio. E se c'è qualcosa che magari volete dire, potete sempre dirlo. Vi ricordo che potete sempre fare critica costruttiva e potete scrivere il vostro pensiero. Basta non usare termini offensivi, però io voglio che il mio canale sia un canale che, se uno vuole scrivere, possa dire la sua. Poi, tornando a noi, io volevo parlarvi allora che prossimamente tornerò a fare dei video sui fumetti. Prossimamente ne uscirà uno che parlerà di Mister No. Ho tirato fuori i primi numeri di Mister No apposta per fare questo video, perché io ho 300 numeri, i primi 300 numeri che avevo collezionato, e vi farò vedere i primi numeri, parleremo del personaggio e un po' della storia, di che cosa parla questo fumetto. E poi ci sarà un altro video, sempre parlando di cose un po' retro, perché io, cercando certe cose, ho trovato altre cose nella mia cantina, e quindi tornerò a fare anche un po' di retro. Sempre poi sperando che il tempo non si scaldi troppo, che rimanga un po' così, un po' abbastanza fresco. Poi vedrò se riesco a fare finalmente dei video esterni. Dei video esterni, vedrò allora di fare qualche video qui, sono delle belle zone qui vicino a me, mi prenderò un po' di tempo e vedrò di fare qualche video esterno, anche solo così, tanto per chiacchierare e intanto fare dei video un po' diversi. E poi vediamo, ho anche in progetto di fare altri video su cose un po' misteriose, in programma ne ho uno da fare su UFO, sugli alieni, però devo cercare, sto raccogliendo materiale perché voglio fare un video abbastanza fatto bene, con immagini e poi insomma qualcosa di carino, interessante, come avevo fatto anche negli ultimi, che ho trattato il Philadelphia Experiment e la base, la presunta base aliena di Malibu. Ok, questo è tutto, vi saluto, vi do appuntamento ai miei prossimi video, saluto tutti, mi raccomando, seguitemi, se vi piace il filmato lasciate sempre like, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!